però. Ma che build? No, ho sbagliato gli addon. No, ho sbagliato la build, raga. No. Cioè, non è male comunque, però. Non sono più abituato a giocare contro Dash. Mi stavo allenando con quegli altri addon che mi piacevano. Istruzioni poco chiare, sono morto. RIP. Nel dubbio dopo gioca la mercante così provi contro i bot. In pratica non bisogna tunnelare. Bisogna dividere tutti i loncini e sacrificarli tutti insieme. O si gioca slug, quindi. Da qui a 5 gen. Perché slaggare a 5 gen o slaggare a 3 gen è uguale in pratica ormai. O si gioca in game build. O non si tunnela. Le opzioni sono solo queste. Cosa fanno gli addonieri? Oddio, non me lo ricordo. Uno mi aumenta la velocità del dash del 10%, se ricordo male. E mi aumenta il turn rate del 33%. Uno mi aumenta il turn speed del 10% e la durata dell'11%, scusa. Mi pare. O la velocità, non mi ricordo. Dovrei rileggerli, da un po' che non li leggo. Fanno questo, aumentano la velocità di girare della visuale mentre sei in potere, in pratica. La durata. Ho sbagliato, ho detto quello sbagliato. E la velocità, appunto. Io sto andando in una dead zone. Hai DS 100-100, palese. Hai anche off the record. Vuoi Iron Will? Mi sa che è Iron Will? No, è off the record. In molti infatti stanno giocando molto d'acciaio e full torch e sabo, ora tanto i gen si fanno da soli. Beh, devono comunque morire per poter fare i gen. Ciao Lombuz, buonasera. DS non ce lo può più avere. Ha fatto anche il save. E stiamo asfaltando, vedi? Ecco, così anche se possono quello che vogliono, non hanno il tempo materiale per farli, Gen. Non gliene faccio chiudere neanche uno, con tanto. Ma che fai, Yui? Mi piace troppo da giocare, Blight. Mi sta ripiacendo, mi sto riprendendo col Blight, anche se devo imparare un po' a fare un po' di cose. Perché non si riescono più a fare le vecchie curve. Spawnare al momento tenerissimo. Ah, sì, l'achievement. Questa sia off the record che DS è pronto. Mi sa che non ha DS.
Non avrebbe droppato il pallet se sarebbe stato DS, in teoria. Però no, è palese che ce l'abbia, dai. L'ho perso. Non l'ho visto. Il fatto che non sento dove sta con i rumori è difficile stargli dietro. Dai, DS. Il Blade con tutte le tech avrebbe donna è livello della NOS, non più. Una volta sì. Una volta ti dico di sì. Non ha più le tech di una volta. Il vecchio Blight era al livello della NOS, però. Dove cazzo è andato? Sono tornato lì. Dai, stai lì, ti prego, fammi fare una tech. Ti prego, fammi fare la tech e non mi rompere le palle. Non si riesce comunque a fare. Appena supero il culo della macchina, slide, cioè sbatto, che palle. Sono triste. Il Blade con l'anello, sì, ma non mi piaceva giocarlo. Infatti non lo giocavo mai il Blade con l'anello. Il Blade con l'anello era semplicemente rotto. Ciao Cree, buonasera cara, come stai? Hanno fatto partire due gen, suppongo, no? Sì, infatti. Era un wheel di merda comunque. Molto bene, che è successo? Che se uno è morto conviene slaggarlo, cioè piuttosto di appenderlo. Mi si stava buggando, tra l'altro. Oggi abbiamo vinto 6-0, dai. No. Avevo sentito esplodere un totem. Ciao Mamba, buonasera. Si inietta due volte. Credo che DBD in questo momento sia nel prime dei glitch. Sì. Ho solo avuto culo che gli altri facevano molto più caccare di me. Vabbè. Non è aver culo, cioè essere più bravi di qualcun altro non è aver culo. Questo gioco è pieno di bug, sì, ma in questa patch particolarmente. Qualcuno ha detto Wesker, tipo sì anche, ma non solo. Ho un problema di amnesia parziale. In che senso? Aspetta, Mamba. Oddio, davvero? Incidente sul lavoro. Aia, mi spiace. Ma esiste la bandeja del... Che? La bandeja. Cosa cazzo è la bandeja? No, non esiste la bandeja in tennis. O se esiste non l'ho mai sentita nominare. Si legge bandeja. Bandeja. E cosa dovrebbe essere? No, il tennis non dovrebbe esistere. Che mossa dovrebbe essere? Tipo la schiacciata. Si chiama schiacciata. Ciao Jerry, buonasera.
Ma questo non c'è. È AFK? Peccato perché io di BD ormai un valore effettivo, ma sta diventando giocabile abbastanza, sì. Ma infatti mi sa che non so per quanto riuscirò a continuare a giocare con questi glitch, sia da Surge che da Killer. Comunque è abbastanza frustrante. Dai, dove sei? Sotto main o sopra? Dentro main, ok. Ci gioco un po', magari cambiamo gioco prima stasera. Peccato, è davvero frustrante vedersi tre generatori partire. Che giochi dopo? Dovreste votare voi, poi vediamo però. Che mappa di merda. Però tanto noi dobbiamo calciare i generatori. Ho intravisto qua qualcuno, ma... forse però avrei dovuto mettere Eruption e quelle robe lì. Anzi, senza forse. Un Eruption o un Pop almeno. Perché così ho poco Gen Defense. Forse anche al posto di Trail of Torment. Poi andiamo subito a quel Gen. Penso sia per trollare, eh? È comunque poco carino. Per quanto mi riguarda, almeno. Che sia per trollare o meno non è divertente. Honest. Bene, ci sono dei muri invisibili. Oppressione, Trail of Torment. Ok, oppressione, oppressione. Oppressione che ha proccato lì, andiamo là allora. Quando abbiamo anche Trail of Torment attivo. Tanto procchiamo Machine Learning allora. Peccato che nessuno ha toccato il Gen. Io sono ancora in regressione. Buono. Il fatto che con Machine Learning è comodo, proprio perché ci dà per un minuto speed. Infatti magari può essere viabile adesso. Anche se richiede tante cose, un minuto di boost non è per niente male. Oppressione, ricarichiamolo. Per riusiamolo. Ma che roba, buono. So che c'è qualcuno per fare il save qui, però. Anche un impossibile a nascondersi o cose del genere potrebbero essere valide. Eccola qua. Nice. Prendiamo lui e poi carichiamo per quella che abbiamo visto. Due 60 più brutti della sua vita. Non volevo andare, ma mi sono incastrato. Non volevo andare contro il pallet. Smettono di rialzarsi.
Ok. Fai anche surf stasera. Un po' di surf l'ho già fatto, Gabri. Magari dopo sì. Sì, però volevo machine learning proccato. Fai di S tu. Vabbè, facciamoglielo usare. Dai, complimenti, bel di S. Non sbatto uno skill check di cura. Però così oppression non è male, eh. Se riesci a dare pressione, oppression è veramente forte. Ho pure proccato machine learning, vai. Machine learning per un minuto. 10% di fretta. Buono. Beh, un minuto è tanto, eh. Come ho detto, l'unico problema è riuscire a proccarlo. Però Oppression Dragon non è male già così stabile, onestamente. Questi 4 perk assieme non ci stanno malissimo. Vabbè, ho slidato su tutto. Vabbè, GG direi. Cosa hanno cambiato al Trickster? 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 Niente, non ha cambiato niente al Trickster. Cosa hanno cambiato al Trickster? Cosa hanno cambiato al Trickster? Non ho iniziato altri gen? Sì, no? Beh, si vuole lasciare andare, Rippy. Perché non si poteva più usare? Perché dava problemi di fotosensibilità. Infatti per questo hanno messo il messaggio all'inizio del... quando avvii il gioco. Bubi, non c'è nessun altro a parte noi a casa! Non abbaiare al vicino che è Maki, che è Maki, letteralmente. Pressione value. Il signor Antonio è letteralmente un ratto. Botola? Meno tra i game. Se giocate da sur ci mette veramente tanto tempo, ragazzi. Io trovo la botola in compenso. Oh, forse ho visto anche lui. Mi sembrava tu mi passasse davanti lì. Però potrei essermi sbagliato. Ho visto il corvo, no, era lì. Il corvo è atterrato, vuol dire che era effettivamente lì. Porte... vabbè, dai, abbastanza bene. Abbastanza easy le porte. Ciao Frank, buonasera caro, come stai? Dovrebbe essere abbastanza impossibile per lui aprirle, a meno che non ha sveglia... ma anche con sveglia è unico sopravvissuto. Però non è andata male. Però col, diciamo che col Blight... è lì, sì, è lì.
Col Blight è un po' più easy. Trallare la flag, chi vincerebbe? Ma che domanda del cazzo è, Ragnar? Che mani storte che ha il Blight, mamma mia. Pan. Beh, 30.000 blood points credo di averli fatti e anche molti di più. Ma come ti permetti? Vabbè, ma in 1v1 qualsiasi killer vincerebbe sui Surve, cioè... A mani basse proprio.